A Fano assegnato a Pietro Bartolo per anni medico a Lampedusa ed ora eurodeputato il premio All Africa nel cuore, sempre in prima linea sul fronte dell'immigrazione. Buonasera, ben ritrovati al telegiornale regionale RAI delle Marche, sono le 19.37, apriamo questa edizione con il tema dell'immigrazione, raccontata non come un problema ma come un fenomeno che va gestito. Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, diventato ora parlamentare europeo, ha condiviso la sua esperienza di soccorso ai migranti, prima ad Osimo e poi a Fano, dove ha anche ricevuto il premio O l'Africa nel cuore. Ce ne parla Guido Maurino. Qualcuno ha voluto fare diventare un reato salvare una persona, un reato inaudito, vergognoso. Per anni è stato in prima linea sul fronte dell'emergenza immigrazione come medico a Lampedusa e proprio per questo ha ricevuto il premio All Africa nel cuore, coronamento della settimana africana regionale promossa dalla ONLUS L'Africa nel cuore. Da Lampedusa ha visto gli sbarchi, curato chi era riuscito a compiere la traversata, pianto i tanti morti che non ce l'hanno fatta. Adesso il suo lavoro è al Parlamento europeo, eletto deputato nel Partito Democratico, candidandosi anche nel Collegio dell'Italia Centrale. E di fenomeno immigrazione continua a occuparsi. L'accordo di Malta sulla redistribuzione dei migranti è stato appena approvato, ma è già in bilico perché non ci sono paesi pronti a farsene carico. Ma Bartolo guarda il bicchiere mezzo pieno. Un primo passo questo qua che l'Europa sta facendo, c'è una volontà di poter portare avanti, ecco, e di affrontare il fenomeno della migrazione con più interesse. Bartolo vede nella nuova Commissione europea, nel nuovo Parlamento di Strasburgo, ma anche nel cambio di governo italiano un nuovo inizio per le politiche migratorie, anche se il decreto ministeriale annunciato da Di Maio e Bonafede sui rimpatri veloci è stato letto da molti come una continuità rispetto al precedente esecutivo Lega 5 Stelle. Di Maio, insomma, ovviamente ha firmato anche i decreti di sicurezza, li ha firmati poco tempo fa, quindi insomma cambiare linea così perentoriamente, insomma, lo capisco pure, però si dovranno fare gli accordi e poi si vedrà.